La nostra Quaresima è ancora sui passi di Teresa Musco e oggi finiremo questo nostro cammino che al di là della, come dire, della straordinarietà dei fatti che abbiamo raccontato e che noi abbiamo preso dal diario che la stessa Teresa Musco ha scritto, comunque hanno dei significati, hanno un messaggio di vita cristiana per tutti, per ciascuno. E questo è importante, perché qual è lo scopo dei santi, ma anche di quelle persone che forse non saranno mai scritte nell'albo dei santi della Chiesa Cattolica, ma che hanno vissuto una vita santa e che comunque sono in paradiso? Qual è lo scopo? Guardate, un santo non è fatto per stare nelle nicchie. Il santo è fatto per stare in mezzo alla gente, per camminare in mezzo alla gente, per stare con loro, perché deve trasmettere loro la luce e la bellezza della fede, la luce e la bellezza del farsi e del lasciarsi santificare da Dio. Dal diario sempre di Teresa Musco apprendiamo che il 31 ottobre del 1965 Teresa è in ospedale e quindi riceve l'ultima visita in bilocazione da Padre Pio. È in ospedale ma è in coma Teresa e lo si capisce da quello che poi è stato trascritto. Padre Pio va a trovare sempre in bilocazione Teresa in ospedale e le dice: «Vieni, ora basta dormire». Teresa si alzò e si recò dalla suora, lamentandosi di essere stata tolta dalla sua stanza e di essere stata lasciata sola in un'altra stanza, che poi era la sala di rianimazione oppure la sala mortuaria, così Padre Pietro Zarrella precisa e arricchisce nel suo testo Teresa Musco, figlia spirituale di Padre Pio. Ma la suora, vedendola, si spaventò. E questa esperienza di Teresa Musco mi richiama un'altra esperienza simile del servo di Dio fra Daniele e Natale, di cui già forse qualcosa ho detto, ma che in futuro riprenderemo. Bene. Teresa racconta: «Ho fatto la Santa Comunione e mi sono sottoposto al nuovo preparato, cioè il vaccino che era arrivato il giorno prima. Davanti ai miei occhi, come un filmato, ho visto tutto ciò che accadeva. Alle 17:10 la cara Suor Domenica si è accorta del mio respiro molto affannoso e della febbre elevatissima, ma io ricordo solo questo: la borsa di ghiaccio in testa e la bombola d'ossigeno. Poi non ho capito più nulla, se non che a un tratto ho visto Padre Pio che, prendendomi per mano, ha detto: "Vieni, ora basta", ha detto il babbo, "di dormire". Mi sono alzata e sono andato sopra, dove ho trovato la suora chiusa nella sua stanza. Ho bussato la porta e le ho chiesto: "Perché mi avete tolta dalla mia stanza, mi avete rinchiusa in un'altra stanza da sola?" La suora, tutta spaventata, ha detto: "Teresa, ma mai parlava". Era emozionatissima. Subito però mi diede le lenzuola pulite. Poi cominciarono a praticarmi ipodermoclisi e punture. "Tu sarai con me", le disse in una delle prime apparizioni Padre Pio a Teresa Musco. E davvero il Signore ha voluto mettere al fianco di questa semplice donna, di questa santa donna, questo frate, questo santo frate di Pietrelcina, che a differenza sua era famoso ed è famoso in tutto il mondo. Che cosa unisce
questi due personaggi, Teresa Musco e Padre Pio da Pietrelcina, il fatto di essere tutte e due vittime che si sono offerte al Signore nella loro vita per la salvezza dell'umanità. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!